Io francamente non ho studiato prima di diventare Presidente della Repubblica su come si fa il Presidente, ho osservato i miei predecessori e anche in un periodo specifico quando sono stato Presidente della Camera sono stato, come dire, anche più vicino all'esercizio delle funzioni di Presidente della Repubblica da parte di chi allora aveva questa elevata funzione ed era il Presidente Scalfaro. Ma francamente la cosa che mi è stata chiara anche nel passato, sempre, perché poi da parlamentare, pur non avendo, ripeto, nessuna prospettiva di questo tipo davanti a me, ho cercato di intendere, è che la collocazione del Presidente della Repubblica nel nostro ordinamento è molto, molto ben definita. Si possono leggere utilmente gli atti della Costituente, perché c'è stato dibattito sulla figura del Presidente della Repubblica. Voi sapete che in Assemblea Costituente c'è stata anche una corrente favorevole alla instaurazione di una Repubblica non parlamentare ma presidenziale, è stata una corrente poi risultata del tutto minoritaria, ma c'è stato anche questo riferimento nel dibattito. Però la scelta è stata tutt'altra e ci sono state anche da parte di importanti soggetti del dibattito in Costituente, compreso il Presidente della Commissione del 75 che fu incaricato di redigere il progetto, cioè l'onorevole Meuccio Ruini, delle vere e proprie definizioni della figura di Presidente della Repubblica. C'è un'antica definizione, perché risale a Benjamin Constant, un pensatore, diciamo, di epoche precedenti, che quando non c'erano ancora repubbliche ma c'erano fondamentalmente regni e dunque re come capi di Stato, di potere neutro, l'esigenza di un potere neutro che regolasse la vita di uno Stato. E in sostanza a quel modello, a quell'idea si sono ispirati anche i nostri costituenti. Avere un Presidente della Repubblica al vertice dello Stato con poteri non esecutivi, e questa è una caratteristica che si ritrova anche in altri stati democratici europei, direi nella maggioranza di essi, e anzi comunque lì venga eletto il Presidente della Repubblica. Noi abbiamo presidenti non esecutivi, cioè che non hanno poteri di governo, così ci chiamiamo, alcuni dei quali sono eletti direttamente dai cittadini, per esempio il presidente austriaco, altri l'italiano, il tedesco, no, però in sostanza la figura non muta, indipendentemente dal tipo di investitura si esercitano poteri regolatori, si esercitano se volete anche funzioni di moderazione rispetto allo scontro tra gli opposti schieramenti politici, senza entrare nel merito di scelte che spettano all'esecutivo e naturalmente spettano poi al Parlamento, perché qualsiasi iniziativa di carattere legislativo o scelta di carattere politico venga assunta dal governo passa poi attraverso ovviamente il vaglio e la deliberazione del Parlamento. Io credo che questa sia una funzione perfettamente esercitabile con coerenza, non ci sono a mio avviso grandi dilemmi. Ci possono essere sollecitazioni e ci possono essere essenzialmente sollecitazioni affinché il Presidente non faccia troppo. Io non credo che il Presidente della Repubblica abbia bisogno di maggiori poteri di quelli che ha adesso secondo la Costituzione. Poi la Costituzione naturalmente è anche interpretata, quindi c'è anche una dottrina e c'è una prassi che integrano il dettato della Costituzione, ma mi pare che non ci sia nessuna concreta esigenza di attribuire maggiori poteri al Presidente della Repubblica, anche perché attribuendo maggiori poteri effettivamente si rischierebbe di alterarne la figura. Io non penso che sia una figura, diciamo così, pleonastica di qualche capo di Stato, ma soprattutto di qualche monarca. In altri paesi si dice che la funzione è essenzialmente quella di tagliare nastri alle inaugurazioni.
farei una vita molto più tranquilla se dovessi solo tagliare nastri. E naturalmente ogni tanto devo anche fare inaugurazioni, cioè ci sono anche forme di rappresentanza formale che però hanno un valore istituzionale, hanno un valore nazionale, eccetera. C'è una funzione di rappresentanza internazionale che è importante, anche questa non è una funzione che si esercita scavalcando le prerogative del governo, neppure nel campo della politica estera. In generale direi sempre, qualunque missione all'estero io faccia o anche qualunque funzione io svolga nel Palazzo del Quirinale ricevendo capi di Stato o rappresentanti di Stati stranieri, la esercito congiuntamente con il rappresentante del governo, con il ministro degli esteri, e c'è quindi una sostanziale ricerca di sintonia sempre. Non voglio farla lunga, comunque ci sono alcuni poteri specifici e anche abbastanza peculiari dell'ordinamento italiano che danno un ruolo accentuato al Presidente della Repubblica nel rapporto anche col governo e col Parlamento, nel campo della politica della giustizia, in quanto il Presidente è anche Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, quindi senza dubbio esercita una funzione pregnante nel rapporto con il mondo della giustizia, con l'amministrazione della giustizia, e la difesa, perché un organismo previsto dalla Costituzione italiana è il Consiglio Supremo di Difesa, che poi una legge ha determinato nella sua esatta composizione, ma è un organismo formato di rappresentanti del governo, tutti i ministri interessati alla politica della difesa, presieduto dal Capo dello Stato. Viene definito, diciamo, dagli studiosi, dagli analisti della Costituzione, viene definito un organo di alta consulenza in cui comunque si cerca di tracciare le linee della politica di difesa del Paese, tranne poi ad affidarne al governo tutte le implicazioni e attuazioni successive. Io quindi mi trovo francamente a mio agio, anche se poi vedete si fanno tante osservazioni anche molto, come dire, generose, attente nei confronti di come io esercito il mandato, ma questa vocazione alla imparzialità o all'equilibrio o alla serenità, beh, insomma, è una vocazione per modo di dire, perché è il risultato di uno sforzo che la persona investita di un mandato come il mio compie e compie ogni giorno. Insomma, la serenità non è un dono di natura, poi ci potrà essere una varietà di temperamenti tra i presidenti della Repubblica, ma è qualcosa che si costruisce nella comprensione del mandato da svolgere, della funzione che si è stati chiamati a svolgere e dei suoi limiti, oltre che del suo contenuto. Le altre domande riguardano tutte questioni, diciamo, su cui io non ho potere di decisione, tanto per essere chiari. La politica per il Mezzogiorno, la politica finanziaria e anche, oltre un certo limite, la politica internazionale e la politica della finanza pubblica, quella che poi ha come svolto anche provvedimenti che limitano le risorse per i servizi nel Mezzogiorno, sono tutte di spettanza del governo. Naturalmente non mi sottraggo a esprimere una mia opinione, entro termini anche di tempo decenti, perché sul Mezzogiorno, naturalmente, essendomene anche occupato da parlamentare, quindi senza limiti relativi alla mia funzione attuale per molti anni o decenni, diciamo, potrei intrattenervi a lungo, ma non mi pare che sia il caso. Noi abbiamo detto, celebrando il 150enario dell'Unità d'Italia, che la maggiore incompiutezza del processo di unificazione rimane, a distanza di 150 anni, il divario tra nord e sud. C'è stato uno studioso, purtroppo scomparso, il professor Cafiero, che è stato presidente della SVIMES, Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno, una antica, consolidata e prestigiosa istituzione, che
a conclusione di un suo libro, ha scritto: ma uno Stato il quale sia nato con la missione di unificare il Paese e non ci sia riuscito per questo aspetto cruciale, deve considerarsi che abbia fallito la sua missione storica. Affermazione molto forte che io credo vada presa con cautela, però credo che debba anche trarsene un forte motivo di riflessione e di impegno. Insomma, siamo inadempienti rispetto a questo obiettivo che certamente era nella mente dei costruttori dello Stato nazionale unitario. Non è che il divario tra nord e sud sia rimasto sempre uguale, né che siano mancate politiche e che siano mancate fasi di più intenso sviluppo del Mezzogiorno. Non c'è dubbio che ad esempio la istituzione della Cassa per il Mezzogiorno, benché osteggiata all'epoca dalla opposizione in Parlamento perché veniva considerata contraddittoria con una delega di maggiori poteri alle regioni, in ogni caso la istituzione della Cassa per il Mezzogiorno ha rappresentato una svolta molto significativa e ha dato, secondo il giudizio più condiviso, per almeno qualche decennio dei risultati importanti. Poi, come accade, quella istituzione e quella politica sono entrate in una fase quasi degenerativa, in ogni caso c'è stato un impoverimento, una perdita di efficacia. Noi siamo adesso in un momento in cui si leggono ogni tanto dei dati che sono altalenanti in questo momento preciso. I dati ultimissimi parlano di una maggior ripresa, lievissimamente maggiore, della economia nel Mezzogiorno rispetto al Nord, però in sostanza la tendenza è ancora alla persistenza di un divario molto, molto profondo, molto grave, e quindi si deve innanzitutto avere nella mente di chi governa l'idea dominante del superare questo divario e l'idea di una strategia per il Mezzogiorno. Non si tratta soltanto ogni tanto di annunciare un provvedimento o di cifrare un certo numero di miliardi di euro che si suppone siano a disposizione del Mezzogiorno. Si tratta di avere una visione di un possibile sviluppo in tempi determinati della economia e della società meridionale, ma soprattutto perché, come è stato detto più volte, come è stato detto in occasione di molte elaborazioni e analisi autorevoli, per esempio in Banca d'Italia, non si può immaginare uno sviluppo più intenso e continuativo dell'economia nazionale senza l'apporto delle risorse di cui dispone il Mezzogiorno. Quando si dice bisogna che l'Italia cresca, avete visto ancora ieri un giudizio molto critico del Fondo Monetario Internazionale che ha rilevato come l'economia italiana sia cresciuta in modo deludente negli ultimi 20 anni, qualcuno dice soprattutto negli ultimi 10, ma comunque, e si dice bisognerebbe che l'economia italiana crescesse non al ritmo dell'1% o poco meno o poco più, ma crescesse ad un ritmo, alcuni quantificano per esempio, almeno del 3% all'anno, anche per poter allentare la morsa del rapporto debito-prodotto lordo. Bisogna aggiungere che è irraggiungibile un simile ritmo di sviluppo complessivo dell'economia nazionale se non si mettono in campo le riserve, le potenzialità di cui dispone il Mezzogiorno, che sono in gran parte riserve di capitale umano inutilizzato, tra l'altro. Quindi questo è il punto cruciale attorno a cui bisognerebbe poi naturalmente approfondire e concretizzare le proposte e le prospettive. La questione della sopravvivenza dell'euro, beh, mi pare che siamo tutti abbastanza convinti che l'euro possa e debba sopravvivere. È stata una grande conquista, un grande balzo in avanti del processo di integrazione europea, e non possiamo nemmeno concepire un tornare indietro da quella conquista, da quel raggiungimento, da quella esperienza, perché oramai è un'esperienza che ha alle spalle
dieci anni, e l'euro si è affermato come molti non credevano si affermasse nel rapporto con altre valute e anche con monete di riserva. Basti pensare al rapporto euro-dollaro, che molti non credevano potesse svolgersi così nettamente a vantaggio dell'euro. Poi naturalmente ci sono i risvolti più problematici dell'euro forte, perché l'alto apprezzamento dell'euro ha senza dubbio rappresentato un fattore di complicazione per il nostro export, però insomma è un chiaro segno della solidità e della solidità delle fondamenta della moneta unica. Però la domanda è se possa sopravvivere senza un governo europeo, e questa è una questione che viene molto dibattuta nel momento attuale. Io stesso sono stato chiamato a dibatterla in questo mese, dovendo, essendomi stato chiesto di inaugurare l'anno accademico del Collège d'Europe, che come voi sapete da molti anni opera a Bruges. Bisogna però intendersi sul termine governo, perché o noi abbiamo l'intento di abbracciare una vera e propria costruzione di Stato federale europeo, e questo lo hanno pensato in non pochi, e allora diciamo il governo centrale europeo significa la trasformazione della Unione Europea, che è attualmente una unione di popoli e di stati, in uno Stato federale, poi con le sue articolazioni interne. E in realtà le ragioni e le posizioni contrarie a questo svolgimento sono state e rimangono numerose. C'è chi sostiene, ad esempio, che l'Unione Europea, l'Europa integrata, unita, non può che essere una costruzione multilivello dal punto di vista istituzionale, quindi senza un centro vero e proprio, uno Stato federale vero e proprio, ma debba essere un intreccio di livelli di governo ispirato al principio della sussidiarietà, e quindi si incontrano governi nazionali, anche regioni e istituzioni sovranazionali europee, in un processo che poi viene regolato essenzialmente dai trattati. Però noi oggi sicuramente dobbiamo fare, io ritengo, un salto di qualità verso il superamento dei limiti entro cui è stata racchiusa l'esperienza della moneta unica. La moneta unica era soltanto l'anello forte per la costruzione di una unione economica e monetaria, così si chiama anche nel trattato vigente, mentre invece l'aspetto unione economica è rimasto largamente trascurato. Quindi in primo luogo bisogna avere non solo una politica monetaria, che oramai è comune perché gli stati aderenti hanno rinunciato alla loro sovranità nazionale in campo monetario, la sovranità monetaria è stata trasferita a livello europeo, all'Unione Europea, non è stato trasferito nulla per quello che riguarda la costruzione di una politica economica, né una responsabilità generale, complessiva. C'è qualcuno che adesso sostiene, ed è già una cosa relativamente più precisa, la nomina di un ministro europeo dell'economia. D'altronde nel trattato costituzionale, che poi cadde, come voi sapete, per il referendum in Francia e in Olanda, che diede esito negativo, l'alto rappresentante per la politica estera, che poi è rimasto con questo nome nel trattato di Lisbona, anche assumendo il ruolo di vicepresidente della Commissione europea, veniva chiamato ministro degli esteri. Poi apparve troppo audace questa denominazione, ma come si è concepito un ministro degli esteri dell'Unione Europea, si può anche concepire un ministro dell'economia. Ma al di là delle figure istituzionali, l'essenziale è che noi non possiamo avere tante politiche fiscali quanti sono gli stati aderenti all'Eurozona. Per politiche fiscali poi spesso ci sono degli equivoci quando se ne parla traducendo dall'inglese, perché in inglese politica fiscale significa politica di bilancio, da noi significa soltanto
politica delle imposte, comunque anche la politica della tassazione non può variare da Stato a Stato aderente all'euro senza alcuna forma nemmeno di coordinamento. E quindi si comincia a parlare della necessità di una politica della tassazione che sia, se non uniforme, seriamente coordinata, e lo stesso per la politica di bilancio. D'altronde sono stati due stati nazionali molto gelosi delle loro prerogative, come la Germania e la Francia, ed entrambi molto attivi, diciamo, nel gestire gli affari europei, e che sono arrivati a proporre cose del genere, sono arrivati anche a proporre misure comuni di politica salariale, quando per esempio nella prima bozza di patto per la competitività presentata dal cancelliere Merkel e dal presidente Sarkozy hanno scritto che non devono esserci più sistemi di indicizzazione dei salari, problema che in Italia abbiamo risolto, altrove no. E questo segna un'evoluzione in atto. Anche paesi che si sono opposti a qualsiasi allargamento delle competenze delle unioni europee, a qualsiasi allargamento dell'area delle politiche comuni europee, oggi in realtà sono spinti dalla necessità, e quindi diciamolo pure dalla crisi dell'Eurozona, a fare proposte molto più avanzate di quelle che non erano disposti ad accettare 7-8 anni fa, quando si discuteva del trattato costituzionale. Io sono convinto che bisogna andare fortemente in questa direzione, anche se nessuno è in grado di prefigurare in questo momento gli esiti ultimi, gli sbocchi conclusivi. E per la questione provvedimenti del governo io non mi pronuncio, lo farà il Parlamento, o lo fa il Parlamento, e dentro il Parlamento l'opposizione, lo fanno le regioni che vengono consultate attraverso le espressioni della conferenza Stato-Regioni, anche quando cioè si tratti di provvedimenti di riduzione dei trasferimenti alle regioni che possono avere come conseguenza la riduzione di servizi sociali e di altra natura. Ora io credo che da parte delle regioni del Mezzogiorno e dei cittadini del Mezzogiorno e di coloro che li rappresentano bisogna comprendere che ci sono molte cose da correggere nella gestione delle risorse che sono state rese disponibili o per trasferimento dal bilancio dello Stato o anche per trasferimento dal bilancio della Unione Europea. Parlo ad esempio dei fondi strutturali che sono stati destinati alle regioni del Mezzogiorno o ad alcune di esse. Molto non è stato ben gestito, in alcuni casi molto non è stato nemmeno utilizzato. Ci sono senza dubbio sprechi e ci sono senza dubbio costi di servizi che non possono essere più sostenuti. Quindi occorre anche in materia di servizi un ripensamento molto serio per avere dei servizi più efficienti e meno costosi. Qui non si tratta di fare una graduatoria tra una parte del paese e l'altra, non c'è una parte del paese che possa solo inalberare la bandiera della virtù, scaricando sull'altra parte del paese l'infamia del vizio. Ci sono molte cose da correggere in tutte le parti del paese, ma non c'è dubbio che nel Mezzogiorno non si possa soltanto dire continuate a trasferire tutte le risorse che abbiamo ricevuto fino ad ora e noi continuiamo a gestirle come abbiamo fatto fino ad ora. Buongiorno, io sono Lucia Gallo, consigliere comunale presso il comune di Castelnuovo Bozzente in provincia di Como. Lei oggi ha qui di fronte noi, giovani amministratori, che ci siamo buttati da poco nel mondo della politica e siamo animati da grande entusiasmo, da passione
e credo anche da molti sogni da realizzare. Però purtroppo dobbiamo confrontarci quasi quotidianamente con una parte consistente dei nostri coetanei che non riescono a vedere nulla di positivo nell'impegno politico, che non riescono a capire che questo per noi è uno dei modi più belli per voler bene all'Italia. Noi oggi vorremmo che lei, dall'alto della sua esperienza, ci desse un consiglio, anche paterno, su come fare per invertire questa rotta di tendenza, su dove trovare il coraggio per dire a voce alta che siamo fieri, siamo orgogliosi di essere amministratori e di spenderci per il nostro paese. Grazie. Buongiorno a tutti, Alex Fudon, Comune di Verrei e Anci Gioni, Valle d'Aosta. Caro Presidente, il nostro Paese sta vivendo dei momenti difficili e da più parti vengono auspicate quelle riforme che possono ridare slancio sia a livello economico sia a livello sociale. Tra queste una ha un consenso trasversale, il federalismo. Federalismo che viene promosso e annunciato da entrambi gli schieramenti politici, però di cui fatichiamo a vedere un'applicazione concreta. E anzi, sempre più spesso vediamo disattese i suoi principi fondamentali. Ecco, questo scollamento tra riforma necessaria e mancata applicazione è, mi creda Presidente, per un giovane amministratore, ma anche per un giovane cittadino che ama questo Paese, disarmante. È disarmante vedere la continua minaccia di tagli agli enti locali, che sono la forma di governo più vicina al cittadino, come è disarmante vedere i continui attacchi verso le regioni autonome. Regioni autonome che sono vero primo laboratorio di federalismo, un federalismo che non è punitivo o recriminativo verso una parte del Paese, quanto piuttosto è un'attenzione, un impegno verso il territorio. Per noi autonomia vuol dire responsabilità, responsabilità verso il territorio e verso il Paese. Ecco, a sintesi di queste considerazioni un po', possiamo ancora crederci in questo federalismo? Buongiorno signor Presidente, sono Elisa Diglio, consigliere comunale capogruppo di Monfalcone in provincia di Gorizia. Molte delle nostre domande riguardavano appunto la partecipazione e l'attivismo dei giovani in politica. Secondo lei è possibile incidere sulla difficoltà dei giovani attraverso la scuola e quindi non potrebbe essere quello il primo e più importante luogo dove crescere cittadini attivi e protagonisti, una sorta di laboratorio della vita che poi i giovani si trovano ad affrontare? E se sì, quali sono gli strumenti che fornirebbe perché ciò si verifichi, di quali cambiamenti ha bisogno la scuola italiana in quest'ottica di partecipazione dei più giovani? Grazie. Buongiorno, Monsieur le Président, bienvenue. Monica Meni, Comune di Val Tournanche, Anci Giovani, Valle d'Aosta. Ognuno di noi, partecipanti a questa Scuola per la Democrazia, è stato eletto dopo campagne elettorali fortemente connotate a livello partitico. Una volta poi eletti, non importa se in maggioranza o in minoranza, veniamo invece chiamati a difendere una politica a favore di tutta la cittadinanza che da quel momento in poi anche noi rappresentiamo. Ecco quindi, sono qui a chiederle, a nome di tutta la Scuola per la Democrazia, un consiglio, un suggerimento per superare al meglio questa fase delicata, spesso difficile, in cui non sempre quello che siamo chiamati a fare corrisponde al programma elettorale con il quale ci siamo candidati. Grazie. Bene, collego la prima e la quarta, diciamo. Io sono veramente molto favorevolmente colpito dal fatto che cresca la percentuale degli under 35, comunque dei giovani amministratori eletti nei consigli comunali, e questo però sfata anche molte leggende, perché questo dire che i giovani sono fare queste generalizzazioni, le generalizzazioni sono tutte condannate a sfociare nella banalità, no? I giovani sono estranei alla politica, non si interessano, oppure oramai la politica non solo... L'Italia è un paese per vecchi, ma anche la politica è una cosa per vecchi. Mi pare che voi ne date una smentita molto, molto significativa. E quindi
capisco anche le difficoltà di chi si è buttato da poco nel mondo della politica. Io credo che sia intanto essenziale che nel buttarsi o dopo essersi buttati si abbia anche cura della propria formazione politica. Naturalmente su questo si possono fare discorsi molto lunghi. Ho notato nella introduzione dell'amico Luciano Violante l'espressione volontariato della politica, ma non so, esiste una distinzione in categoria? Ci sono i volontari e ci sono i professionisti della politica? Io sono del parere che, come per prestare la propria opera nelle forze armate, si debba forse passare da un esercito professionale a un esercito più volontario anche nella politica. Però ecco, facciamo attenzione, perché una volta si diceva, lo ha detto un grandissimo scienziato sociale, Weber, che la politica è una vocazione ed è una professione. È stata molto messa in discussione questa tesi, però che ci si possa dedicare anche per un lungo periodo della propria vita all'esercizio di funzioni rappresentative politiche non è da negare e tantomeno da demonizzare. Poi qualche volta si dice non bisogna eleggere nessuno parlamentare per più di 2 legislature o per più di tot anni, e sono in generale un po' arbitrari questi criteri o questi parametri che si suggeriscono. In ogni caso, specialmente se accade di farlo per un numero abbastanza significativo di anni, questo lavoro, ecco, perché poi la politica, quando si hanno queste responsabilità, è anche un lavoro. Ci sono persone che possono considerarsi, per loro cultura, per loro interessi, non essenzialmente dei politici. C'è stato un caso molto illustre di uno dei maggiori pensatori italiani del Novecento, Benedetto Croce, che per 2 volte in vita sua è stato ministro, e dopo la Seconda Guerra Mondiale è stato anche eletto in Assemblea Costituente, e poi prima della Prima Guerra Mondiale è stato ugualmente ministro, allora ministro della Pubblica Istruzione, mentre dopo la Seconda Guerra Mondiale fu vicepresidente del Consiglio nei governi di Unità Nazionale. E lui è uno di quelli che ha sempre detto: io solo in casi eccezionali posso essere chiamato e sono disponibile ad essere chiamato a dare la mia opera nell'arena politica, ma la politica non fa per me, io non sono fatto per la politica. E sostenendo poi che la politica sia un'arte, che diciamo è la definizione più nobile e attraente che se ne possa dare, anche voi quindi studiate però per apprendere l'arte della politica, perché non c'è dubbio che ci sia un dizionario, una grammatica della politica, un armamentario della politica che è fatto di molte cose, di conoscenze e anche di metodi da apprendere. Più farete questo, meglio farete, anche soltanto per 4 anni o 5 anni, la vostra funzione di consiglieri comunali, di amministratori comunali, e meglio la fate, più potete rimuovere il pregiudizio dei vostri coetanei, perché è chiaro che gli si può fare una bella predica, la politica è una bella cosa, una cosa entusiasmante, non è una cosa sporca. Io l'altro giorno mi trovavo a Napoli in un'assemblea di ragazzi e mi venne di dire quella frase: c'è molta deplorazione della politica, si maledice la politica, si impreca contro la politica, la politica siamo tutti noi. Ma in realtà parafrasavo una frase che avevo citato altra volta, che era la frase bellissima di un giovane condannato a morte della Resistenza, Giacomo Ulivi, il quale racconta in una lettera, l'ultima lettera sua, come durante il fascismo lui avesse vissuto questa atmosfera
di esorcizzazione e maledizione della politica. La politica è una cosa sporca, non bisogna occuparsene. E lui reagiva a questo dicendo, va bene, se la si ritiene una cosa sporca, la conseguenza è che in ultima istanza la si fa fare agli altri, che magari poi la fanno veramente sporca. E diceva, no, la cosa pubblica siamo tutti noi, la cosa pubblica, la politica siamo tutti noi. Io penso che anche questo discorso pedagogico, anche se avete la stessa età di quelli che finora, diciamo, non vivono il discorso della politica, vi spetti farlo. Però poi è molto l'esempio e la concretezza. Io realizzo queste cose facendo politica, buttandomi nella politica, e questo deve indurti ad avere fiducia nella politica o non, a non disprezzarla. Poi è abbastanza naturale che le campagne elettorali, che sono competizioni, diciamo, questo è il sale della democrazia, siamo in un regime democratico che di per sé si fonda sulla pluralità delle opinioni, delle posizioni politiche e sulla gara per la conquista della maggioranza a livello comunale o regionale o nazionale. E poi sono perfettamente d'accordo nel momento in cui però da candidato che combatte per essere eletto e per far vincere il proprio partito si diventa una cosa diversa, cioè si diventa amministratore nell'interesse generale, l'ottica deve cambiare, bisogna superare, sforzarsi di superare l'ottica ristretta, diciamo, di partenza, che è l'ottica del partito. Io ritengo che questo si possa ben fare, non c'è nessuna remora, perché poi o il proprio partito capisce che esso stesso ha interesse a che i propri eletti amministrino nell'interesse generale, governino nell'interesse generale, oppure si condanna lo stesso partito poi a delle delusioni cocenti e anche a delle sconfitte amare. Sulla scuola, che naturalmente la scuola è una sede fondamentale di formazione civica e di formazione politica, quali strumenti, ma vedete, io sono stato in generale per tanti aspetti molto colpito in questi anni della partecipazione della scuola a tanti eventi. Noi celebriamo alcune ricorrenze, no? Anche in Quirinale ogni anno, per esempio la Shoah, la giornata dedicata allo sterminio del popolo ebraico da parte del nazismo. Celebriamo ogni anno l'anniversario della nascita dell'Europa, il 9 maggio la dichiarazione Schuman, celebriamo la giornata per le vittime del terrorismo. Ogni volta su questi temi io ho visto una mobilitazione di ragazzi delle scuole che è andata al di là davvero delle mie aspettative. Prendono iniziative, si muovono, fanno esperienze, visitano luoghi, scrivono, partecipano a delle gare proprio per chi meglio celebra questi anniversari. È una cosa, ricordo che ad esempio in una delle giornate che abbiamo dedicato alla memoria delle vittime del terrorismo si sono presentati i ragazzi di una scuola secondaria superiore del Trentino, 30 di loro che avevano dedicato l'intera estate a cercare i familiari di caduti, di vittime del terrorismo, per intervistarli, per farsi raccontare le storie, e poi le hanno raccolte in un volume intitolato, se vi capita, leggetelo, molto bello, Sedie vuote. Beh, queste sono cose che dimostrano quale potenzialità straordinaria ha la scuola dal punto di vista formativo, proprio nel senso civico e politico, non partitico, diciamo. O l'Europa, anche qui credo che veramente si è fatto molto, si fa molto, si riesce a coltivare l'idea di una Europa unita, che poi è molto più naturale nei giovani di quanto non lo sia stata negli italiani di generazioni più anziane. E infine anche per il 150enario le scuole veramente sono state un crogiuolo, sono state un luogo di fervore, di iniziative dal basso, molteplici, le più varie, quindi io credo moltissimo a questa
funzione della scuola. Il federalismo, insomma, federalismo grosso discorso, nel centocinquantenario abbiamo ricordato che è esistita, ha operato una corrente di pensiero federalista nel nostro risorgimento, non ha prevalso, non è stata una corrente maggioritaria o vincente, però ci sono stati grandi apporti, si fa il nome naturalmente di Carlo Cattaneo, ma anche il nome di Ferrari, e poi ci sono state anche successivamente, più di recente ovviamente, delle espressioni notevoli di pensiero federalista, per esempio un pensatore che è stato poco coltivato, un giurista, Silvio Trentin, padre poi del più noto sindacalista dei tempi recenti, Silvio Trentin antifascista, condannato all'esilio, eccetera, eccetera, che ha scritto delle cose notevoli che sono state ricordate soprattutto dall'Università di Padova, perché era un veneto. Però, insomma, adesso noi stiamo lavorando su un tessuto che è stato predisposto dalla riforma del titolo V della Costituzione, senza, diciamo, imbarcarci in una disputa teorica, però pensando deliberatamente a modificare l'assetto dello Stato nazionale unitario quale uscì dagli anni immediatamente successivi alla unificazione del 1861 e da quando si è scritta la Costituzione, anzi da quando, lo ricordavo ieri sera, prima ancora che venisse eletta l'Assemblea Costituente, con i primi decreti luogotenenziali vennero gettate le basi per l'autonomia delle regioni a statuto speciale, dalla Sicilia alla Valle d'Aosta, e con l'articolo 5 della Costituzione, che nello stesso testo, diciamo, mette in sinergia l'unità e indivisibilità della stazione con la promozione delle autonomie, abbiamo cercato una strada, che è una strada di superamento di una tara d'origine dello Stato nazionale unitario, ed è perciò che poi si è realizzata anche una larga convergenza nel varo della legge per il federalismo fiscale. Naturalmente sulla definizione di federalismo fiscale si può discutere, perché può esistere federalismo solo per un pezzo, diciamo, delle funzioni dello Stato. È una questione di grande attualità che si era cercato già parecchi anni fa di avviare a soluzione, era quella di avere anche una proiezione di questa evoluzione in senso fortemente autonomistico e perfino federalistico dello Stato al vertice, nei rami alti delle istituzioni, cioè superando il bicameralismo paritario e cosiddetto perfetto e avendo accanto alla Camera dei Deputati un Senato delle autonomie. Per il momento non ci si è riusciti, ma quella è, diciamo, una chiusura di sistema importante, se vogliamo andare avanti col federalismo in campo fiscale e in altri campi. Ora si fa fatica a realizzarlo, però intendiamoci, l'esperimento italiano è quasi unico, perché altrove si è costruito uno Stato federale fin dall'inizio, questo non solo vale per gli Stati Uniti d'America, questo vale anche per la Germania federale, e noi dobbiamo invece trasformare uno Stato anche abbastanza rigidamente accentrato in uno Stato, diciamo, di tipo federale, non è una torsione da poco, e quindi che ci voglia del tempo non dovrebbe stupire nessuno. Certo, se si è data una rappresentazione un po' miracolistica della legge sul federalismo, in 4 e 4-8 andremo ad un nuovo sistema di ripartizione delle risorse e delle responsabilità, si è sbagliato, ci vuole anche una certa tenacia, costanza, determinazione e pazienza, e poi bisogna cercare di non procedere a zig zag, e questo per un punto molto politico su cui non mi addentro. Bene. Presidente, noi siamo onorati per la sua disponibilità e grati per le sue parole. Adesso continuerà la sua pesante giornata di lavoro. Noi
continuiamo e riprendiamo i nostri lavori come Scuola per la Democrazia. Le autorità politiche sono presenti, torneranno al loro lavoro tutte, e devo dire che però insomma è una giornata che ci rinfranca per le parole che lei ci ha detto, per la disponibilità, la familiarità, se mi permette, con il quale ha accolto le questioni poste dai ragazzi. Grazie ancora e buona giornata, signor Presidente. Io ringrazio molto voi tutti, sto capendo un po' di più che cosa significa democrazia deliberativa, che è un concetto non facile. Grazie. Gli auguri.